Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Eccoci, ci siamo carichi, siamo concentrati, siamo vivi, vogliamo vincere lo scudetto. Una classifica che parla chiaro, abbiamo una partita in meno dell'Inter e siamo a meno 4, vincendo andiamo a meno 1. E abbiamo la squadra più forte di sempre. Devo stare calmo. E prima di iniziare devo salutare l'ultimo like su Instagram. Come al solito passate qui sotto iscrizione e cliccate mi piace a tutti i miei social network. Che iscrivetevi a tutti i canali di Brailles. Sto andando velocissimo perché voglio giocare, voglio vincere. L'ultimo like su Instagram è di Nick Fumi. Ciao Nick Fumi, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Hi guys, sono Fulish e bentornati in un nuovo video. Ma anche voi siete carichi con me? Anche voi sentite scorrere nelle vostre vene del sangue che ribolle di gioia per giocare con la Samp? Perché io ho dei problemi forse. Si gioca col Bologna, andiamo a vedere la formazione. Un solo cambio, Kristicic al posto di Nyuguri. Ma possiamo subito iniziare. Mamma mia, è finito il mercato, abbiamo fatto uno squadrone. Higuain la recupera subito, vuole fare gol, vuol far vedere che è decisivo, più di Zlatan. Quadrado, dentro, subito per Dybala, vuole girarsi. Serve Higuain, dentro, per Dybala. Provano sempre 1-2 però. C'è Dybala, dentro, per Higuain. Una gran palla di Dybala, per Higuain. La palla che non arriva. La palla messa dentro, Yevdai. No! Andiamo sotto. Perché? Perché con l'Inter l'esordio di Bellerin fa la cazzata, l'esordio di Yevdai fa una cazzata e andiamo sotto, sempre per colpa dei difensori nuovi che abbiamo comprato. Guardate, no, non me la va a vedere. Libor Kozak addirittura. Ma il Bologna o il Barcellona? Che cosa sta succedendo? Carbonero, allarga, su Dybala. Attenzione, c'è Dybala, Dybala vuole allargare tutto. Per Higuain addirittura, quello doveva farlo Iese. Ma lo va a prendere Higuain, attenzione. Parte da largo, il Pipita si accentra. C'è Dybala, attenzione, tra le linee. Dybala vuole andare, vuole inventare Dybala. La palla che finisce Higuain, nei suoi piedi. Da fuori, il tiro di Higuain, la palla che arriva a Carbonero. Iese per vie centrali, Iese salta un marcatore, Iese non riesce a saltare il secondo, perde palla in una brutta posizione. Attenzione, destra difficile. C'è Kraft dentro, per fortuna Regini la capisce. Però dopo la riperde Munir. Attenzione, anzi Munier, perché non è il nostro. Testa dentro, la palla è ancora lì, spassatela via. Finisce il primo tempo e siamo sotto, non abbiamo mai tirato praticamente. Mi avete consigliato di provare il 4-2-4 e lo farò. È veramente ignorante, ma lo farò. Ma non è fallo? Come fa a non essere fallo? Com'è possibile? Vasco Regini, dentro per Iese, larghissimo, vai Iese, è la tua posizione ideale, sei altissimo in quella posizione. Iese, ancora lui, la controlla Iese, la mette... Angolo, oh, pensavo l'avesse buttata fuori Iese. Iese dalla bandierina, prova a metterla. Iese, è buona, per Dybala, che Higuain di testa, la salvano. Arriva, Bellerin, lo stop, il tiro di Bellerin. Oddio, non l'ha tirata. Bellerin, perché fai le cazzate? Bellerin, perché fai le cazzate, Bellerin? Vasco Regini, ancora Vasco Regini con dei rimpalli. Allarga, su Kristicic, no, 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 ma è rimasto anche per terra, ragazzi. Ma vengano tutti i rimpalli quelli del Bologna. E poi se allunga così Kraft è fortissimo sempre. Ci fa sempre dannare Kraft. E mette anche un cazzo di bel cross Bellerin. Hai fatto una cosa fatta bene. La palla però è ancora lì. La prende destro, che allarga. Ok, Stefanengo sbaglia lo stop. Possiamo ripartire con il Pipita. Guardate, non ha più difensori praticamente il Bologna. Ha solo i due centrali. Higuain, dentro. E poi facciamo andare Iese. Bel triangolo, Iese. Può attaccare Higuain. Che movimento stai facendo? Iese, prova a servire Higuain. Non ce la fa. Cross Vasco Regini, la fa sua. E poi allontaniamo con Kristicic. Dentro, Iese Rodriguez. Ok, puoi girarsi. Dybala, puoi andare. C'è Quadrado, che ha tutto lo spazio. Allora lo serviamo. Possiamo accelerare con Quadrado. Possiamo andare velocissimo con Quadrado. Non ci prenderanno mai più. Dentro Quadrado. No, non sono riuscito a metterla. Era interessante. Ma c'è Dybala, che con la testa può andare. La prende Kristicic. Dentro, per il Pipita Higuain. Higuain allarga su Iese. Iese va sul fondo. Iese, prova a crossarla. Per Dybala, esce Mirante. Cambiamo tutto, mettiamo dentro anche Munire Verde. Dobbiamo vincere, dobbiamo giocarci tutto per tutto. Attenzione, c'è Dybala che va a pressare. La riprende Dybala, ehi, fallo. No, dai, non puoi non fischiarmi falli. Dybala, ok, c'è Iese. Iese, allarga, ehi, ma che entrate sono? Perché non fischiano mai? Sì, ma serve almeno il pareggio, a questo punto. Dai ragazzi, è l'82esimo. Dai, dai, è impossibile, non bisognava vincerla questa. Higuain, allarga, per Daniele Verde. Ok, Verde, punta l'area di rigore. Verde, ancora lui, ancora Verde, che ne ha. Può andare, Verde, posso andare, Verde. Può andare, sempre Verde, dentro. Per Dybala, il tiro, il pareggio di Dybala. Grande percussione di Verde. Dybala, prendi la palla, andiamo a centrocampo. Andiamo a cercare l'altro gol. Vogliamo vincerla questa partita. Grande Verde che aspetta il taglio. 1-1, 1-1. E riparte Iese, sulla fascia, incontenibile. Iese, vuole andare da Dybala, e Dybala allarga dentro per Higuain. Higuain è ancora lì la palla. Ah cazzo, era una buona possibilità.
Sale Kristicic, la vuol prendere. Kristicic la sbaglia. E adesso c'è la ripartenza del Bologna. Kristicic non riesce a riprenderla. Chi è? Ma è Archimede Morleo. Morleo la difende molto bene. E poi la palla spazzata lì. La prende destro, la appoggia. Che brutto stop hai fatto. Vai che ripartiamo. Kristicic c'è il 90esimo. Yevdai è in attacco. È ultra offensivo. Attacco totale. Non so più parlare. Higuain la tiene lì. Higuain, ancora lui. Higuain può andare. Higuain non riesce a sfondare. È finita. No, 1-1. È finita. No, 1-1. Mi viene un infarto. Mi viene un infarto. Loro hanno fatto un tiro in porta. Un tiro con la cappella di Yevdai. E hanno gol. Grazie signore, è tornato Fernando. Grazie signore. Brutta situazione, ci ha scavalcato il Milan. Però siamo a meno 3 dall'Inter. C'è il Toro, devo sicuramente fare un po' di turnover. E con un po' intendo quasi tutti. Faccio giocare anche Fernando infortunato. Però questo è importante ragazzi. L'infrasettimanale sono le più difficili con i giocatori stanchi. Daniele Verde, dentro. Gran partita di Daniele Verde, appena entrato nell'ultima. Però dopo Munir la perde subito. La palla che è ancora lì, no, in aria il tiro. L'ha tirata fuori. Giuseppe Rossi l'ha sbagliata. Dentro Munir, serve Campagna. Campagna fa andare Gnoguri, giocatore più avanzato. Adesso Gnoguri. E nel taglio di Daniele Verde lo serve. Daniele Verde sta diventando fortissimo. Ancora Verde sull'esterno, può fare quello che vuole. Può entrare Verde con la suola. Che numero, poi la perde. Bellerin con la testa, la viene a prendere sempre altissima Bellerin. E poi non ha la corsa per tornare indietro. Verde dentro per Campagna. E ancora dentro per Verde. Sempre Verde. Chiede l'1-2 Munir. Munir vede Verde che è partito, non riesce a servirlo. Munir la tiene ancora lui. Munir è entrato in area di prepotenza. Cosa devo dirvi? Cosa devo dirvi? Che gol ha fatto? Che gol ha fatto? Li ha scartati tutti. Voleva servire Verde, non c'è riuscito per un secondo. Vince il rimpallo, guardate che bello. E poi li scarta tutti. E poi col mancino in aria, sempre e solo Munir. Sempre Munir. Se Dybala e Maradona, Munir e Pelé. Gnoguri con la testa, sono tutte sue. E poi c'è Fernando che può impostare. Fernando per Daniele Verde. Daniele Verde aspetta la sovrapposizione di Zukanovic e poi gliela dà. Attenzione perché da qui Zukanovic è pericoloso. Può tentare il gol col cross. Zukanovic invece cerca il pallonettino a cercare Daniele Verde. Daniele la mette, va sul fondo. Attenzione, c'è il taglio di Bellerin. Attenzione, Bellerin ci può arrivare. La può mettere di prima. Ma che cazzo di cross di merda fa Bellerin? Gnoguri può puntare tutta l'area. Gnoguri dentro, allarga per Verde. Molto elegante Verde come al solito. Verde ancora lui dentro per Gnoguri. Gnoguri prova lo stop e il tiro. No Gnoguri però, questa era facile. Mi lascia sul posto Bruno Perez. Bruno Perez ancora lui. Bruno Perez ci sta saltando tutti. Ma quanto è forte, un vero brasiliano. Però si è scuffetto. Zukanovic ancora dentro per Verde. Sempre con lo scavino. Verde la stop, la mette giù. La mette dentro per Munir. Oddio. Gnoguri con la testa, neanche a dirlo, la prende sempre. Higuain si appoggia a Munir. Munir può andare. Munir dentro il taglio per Higuain, che era netto fuori gioco. Però segniamo lo stesso, che fa morale. E l'avrebbe sbagliata. E l'hai sbagliata. Pipita? Non, pipita? Higuain si appoggia a Munir. Munir può far andare Higuain. Attenzione perché questa volta la palla è molto bella. Higuain può restare su con il fisico. Higuain va a sportellate. Higuain riesce a saltarli tutti. Higuain, 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 Higuain! L'ha fatto! E come l'ha fatto? Il primo gol di Higuain è bellissimo. Li ha saltati tutti. Una gran palla di Munir che era da sull'esterno. E poi prende a sportellate Bobo. Fa sentire il suo fisico. Higuain entra in area. E questa volta il tiro giro non lo sbaglia e segna il 2-0 e il primo gol in maglia blu cerchiata. Gonzalo, il pipita, Higuain. Attenzione, il Torino vuole tornare in partita. Ci prova con Gaston Silva che allarga su Daniele Baselli. Baselli ancora lui in aria. Baselli prova il tiro, la palla rimpallata e tiro. Scuffet miracoloso come al solito. E poi noi possiamo addirittura ripartire con Munir in campo aperto. Munir praticamente da solo. Munir, no, lei non ha il fisico di Higuain. Attenzione, entra in area il Torino, il tiro. La parata ancora una volta di Scuffet. Comunque mi correggo, Dybala e Maradona, Higuain e Pelé e ovviamente Munir e Platini. Chiamo paragoni piccoli. Finisce qui 2-0. L'abbiamo vinta questa partita. L'abbiamo vinta 2-0 questa partita. E ha fatto anche il pipita in questa partita. Ma come al solito Munir è veramente un mostro. La classifica rimane invariata perché l'Inter e il Milan hanno vinto e quindi rimaniamo comunque a 3 punti dalla vetta. Il problema vero è che la prossima partita sarà contro la Juve. Ancora una volta io però chiudo la carriera in modo carico, perché so che è lì, so che ci possiamo arrivare. Abbiamo giocato 23 partite, ne mancano 15. Quindi in 15 partite 3 punti li possiamo prendere benissimo. Devono fermarsi però quelli davanti. Devono assolutamente fermarsi. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. E ci vediamo in un prossimo video, credo molto presto. Ciao ragazzi. Dritto per dritto. E ancora una volta, forza Sampdoria.